Quando sono stato chiamato dal padre generale per svolgere il compito di direttore del centro studi, ben sapendo di ereditare una tradizione che necessita sempre di rinnovarsi al meglio, ho avuto immediatamente la sensazione che avrei dovuto affrontare un grande lavoro. Ma questo non mi ha creato eccessiva preoccupazione, perché validamente accompagnato in questa avventura da collaboratori di valore di cui ho potuto apprezzare le doti scientifiche e umane necessarie per condurre l'opera che ci è stata affidata verso la direzione che la Provvidenza ha segnato. Abbiamo ritenuto opportuno, confidando nella lungimiranza di un progetto fortemente sentito, che si istituissero i simposi rosmignani straordinari in vista del 2028, orientando il contenuto di questi importanti incontri annuali in funzione della celebrazione del secondo centenario della fondazione dell'Istituto della Carità, avvenuta ad opera di Rosmini sul Sacromonte Calvario di Domodossola il 20 febbraio del 1828, il quale istituto Rosmini riteneva la sua opera più importante, poiché rappresenta l'esplicitazione vitale, fattiva e pratica di una teoresi esposta sistematicamente in quegli scritti, di cui vogliamo qui rammentare il valore e raccomandare una lettura attenta. Rosmini, testimone fondamentale dell'Italia della prima metà dell'Ottocento e protagonista discreto del suo tempo, rappresenta una risorsa non solo per la Chiesa, ma anche per chiunque abbia il desiderio di cimentarsi con intelligenza e onestà intellettuale nel campo degli studi filosofici e teologici. Per questo ben vengano incontri di alto profilo nei quali il suo pensiero sia correttamente inteso, esplicitato e vissuto, e nei quali la sua stessa vita, come appare dalle molte testimonianze, dalle lettere e dai diari che costituiscono il filo conduttore dell'incontro di quest'anno, continua a suscitare notevole interesse. Non si dimentichi che l'autentico atteggiamento rosminiano è quello che impegna il soggetto ad aderire alla verità e a viverla sino in fondo, anche sino all'offerta del proprio sangue, se necessario. Se poi si considera la relazione sussistente fra verità, libertà e carità, si comprende ancora di più questo spirito, che vuole suggerire un'attenzione particolare alla persona, la quale, al di là delle fin troppo edulcorate definizioni che oggi si tendono a dare, resta il punto centrale di ogni indagine filosofica e teologica che abbia la pretesa di considerare non solo l'uomo come appare, nei suoi aspetti anche superficiali, ma anche l'uomo nella sua dimensione più profonda, e l'uomo come dovrebbe essere, e quindi l'impegno morale. Vorrei ricordare che Michele Federico Sciacca, accanto al nostro centro studi, aveva fondato la Cattedra Rosmini nel 1966, che poi padre Umberto Muratore nel 2000 aveva rinominato Simposi Rosminiani. E ora, proprio a partire da quest'anno, prendono avvio i Simposi Rosminiani straordinari, segno evidente di un rinnovamento nella tradizione di quel rosminianesimo autentico che ha sempre saputo offrire valide risposte agli uomini di ogni tempo. È pur vero che tali risposte non sono sempre state ascoltate e degnamente recepite, finendo per essere anche arginate nel contesto del pensiero contemporaneo. Ma è la sfida da accettare per riportare Rosmini e il suo pensiero nel contesto del dibattito scientifico attuale, convinti che le sue intuizioni possono offrire validi spunti di riflessione e di approfondimento. Il Centro Internazionale di Studi Rosminiani, in ragione del suo statuto, ha il compito di essere il custode del pensiero rosminiano, il garante della sua esplicitazione, l'ispiratore delle iniziative afferenti alla sua diffusione, soprattutto a livello accademico, fornendone la linea teoretica, nella consapevolezza di essere un riferimento e un sostegno ai centri di cultura
che a vario titolo si ispirano a Rosmini. Rosmini, come noto, non amava né le categorizzazioni né che si facesse una scolastica del proprio pensiero, riconoscendo che il sistema della verità necessita sempre di cultori capaci di progredire senza mai aver timore di confrontarsi criticamente con chi che sia o con qualsiasi problema. Questo centro studi, che ho l'onore di dirigere, porta avanti una linea ben precisa, in piena aderenza ai dettami del pensiero rosminiano, e pur accogliendo il confronto critico con chiunque, nel rispetto della libertà del filosofare e della conciliazione delle sentenze, si discosta dall'intenzione di piegare il pensiero rosminiano in direzioni fuorvianti, financo accomodanti con certe tendenze particolarmente diffuse, a causa delle quali il pensiero di un autore non viene inteso né nel suo spirito né tantomeno nella sua integrità. Talvolta, e la cosa è accaduta anche a Rosmini, si prende una porzione del pensiero di un grande autore e lo si adegua ad una tendenza che sembra assecondare una prospettiva ideologica particolare. Il centro studi ha proprio il compito di evitare queste forme di attualizzazione interpretativa, a cominciare dal fatto ineludibile di considerare Rosmini a partire dal contesto storico in cui è vissuto ed ha elaborato le sue idee. Se, come è giusto, si vuole parlare di attualità del pensiero rosminiano, è doveroso riconoscere prima di tutto l'autore nella sua totalità, così da porre la sua filosofia all'interno del dibattito contemporaneo, animati da coraggio metafisico, onestà intellettuale e correttezza teoretica. Solo in questo modo il dialogo critico che emergerà sarà il frutto di un'autentica riflessione che non pregiudica un pensiero, non adatta a una teoria, non fa dire a Rosmini ciò che non ha mai detto. Sono in tal senso convinto del fatto che un qualsivoglia utilizzo del pensiero di Rosmini in senso utilitarista sia non solo la negazione stessa di quella libertà del filosofare di cui egli ha più volte parlato, ma anche un tradire lo spirito più autentico del suo pensiero, favorendo paradigmi interpretativi certamente utili a tutto, tranne che alla verità, e quindi moralmente riprovevoli e teoreticamente indifendibili. Per questa ragione il Centro Studi agisce affinché si conosca adeguatamente Rosmini, la sua vita e le sue opere, evitando con cura di appoggiarsi a cordate interpretative che potrebbero snaturarne lo spirito autentico. Questo rinnovato proposito si compie con la presentazione dell'edizione nazionale critica delle opere rosminiane, a partire proprio dagli scritti autobiografici, cioè dai diari, e dalla giusta collocazione storica del Rosmini sacerdote, filosofo, teologo, polemista, benefattore, patriota e definitivamente grande italiano. L'idea di realizzare un ciclo di simposi rosminiani straordinari della durata di un lustro dal 2023 al 2028 occorre che sia adeguatamente spiegata, seppur succintamente, per comprendere ancora meglio il rinnovamento che proponiamo a partire da quest'anno. Siamo ben consci di avere ereditato una tradizione importante di cui conserviamo tutti gli aspetti di validità più volte evidenziati, ma allo stesso tempo siamo convinti che sia sempre possibile progredire con l'aiuto di Dio e di persone attente e ben preparate a condividere questa impresa culturale di alto profilo scientifico in cui la carità intellettuale di rosminiana memoria costituisce lo stimolo costante. Mi ero confrontato con i miei più stretti collaboratori già al termine dello scorso simposio, allorché ricevetti la notizia della mia nomina a direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani, e a tutti era subito apparso necessario ripensare la formula con la quale si sarebbero organizzati i prossimi simposi.
All'inizio pensavamo ad una possibile continuità con quelli precedenti, nei quali dal 2000 al 2022 si erano approfondite diverse tematiche. Poi ci siamo resi conto della necessità di un cambiamento significativo dettato dal fatto ineludibile che sarebbe stato necessario ripartire proprio da Rosmini, dalla sua vita, dal suo contesto storico, dal suo pensiero. Ritornare a Rosmini, infatti, significa porsi nuovamente nella condizione di comprendere un pensatore capace di far riflettere seriamente chiunque desideri affrontare i problemi della contemporaneità con adeguato spirito critico, evitando indottrinamenti di varia natura, nonché omologazioni concettuali spacciate per verità inamovibili. Ripartire da Rosmini significa imparare a muoversi nella carità alla luce della verità, avendo coscienza dei propri limiti umani e della grandezza di Dio, con la consapevolezza che il nostro agire morale in ogni ambito della nostra vita sia anche d'esempio al prossimo, suscitando, e già ne varrebbe la pena di per sé, la più che naturale domanda circa il valore di un pensiero vissuto in piena coerenza con la verità del Vangelo. Ragione, fede e sentimento, dunque, declinati opportunamente all'interno della tradizione cristiana e cattolica, che si esplica nel quotidiano vivere secondo una coscienza morale sempre orientata al bene. Questa riflessione ovviamente non è fine a se stessa, non ubbidisce la logica del cerchio chiuso. Perciò questi stessi simposi rosminiani straordinari vogliono aprire al confronto critico, ospitare relatori di indubbio talento, offrire al pubblico l'opportunità di apprendere e dibattere, rendendo ancor più vibrante e sentita la partecipazione di coloro i quali hanno deciso di trascorrere queste giornate stresiane all'insegna della cultura e della conoscenza di Rosmini e del suo tempo, privilegiando quest'anno i suoi diari ed il contesto storico, culturale, artistico, economico, politico e religioso in cui ha vissuto. Sono infine molto contento di cedere ora la parola all'onorevole Alberto Gusmeroli, che ha accettato di tenere una prolusione su Rosmini e l'Italia ieri e oggi, significando anche da parte delle nostre istituzioni il desiderio di celebrare Antonio Rosmini, il cui pensiero e il cui esempio sono e devono essere patrimonio di questa Italia, certamente meno giovine di un tempo, ma credo ormai matura per accogliere cibo solido, capace di corroborare il corpo, rigenerare la mente e irrobustire lo spirito. Ho fiducia che la nostra patria, rigenerata secondo i principi morali di Rosmini, potrà svolgere meglio il suo ruolo in Europa e nel mondo e diventare quella nazione di cui Rosmini scrisse proprio 200 anni fa nel panegirico di Pio VII, una preghiera che è la conclusione di tutto questo panegirico, in cui Rosmini mette a confronto la mite forza di Pio VII alla prepotenza e alle sopraffazioni di Napoleone e quindi chiede al Signore: Onnipotente, che prediligi l'Italia, che concedi a lei immortali figliuoli, che dall'eterna Roma per i tuoi vicari governi il mondo, de dona altresì ad essa benignissimo il conoscimento di sé, unica cosa che ignora, rendila avida di liberi voti e di amore, di cui è degna più che di tributi e di spavento. Fa che in se stessa ella trovi felicità e riposo, e in tutto il mondo un nome non feroce, ma pio.